Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Scusate, stavo facendo un po' di prove e un po' di sistemazioni perché volevo proprio iniziare il live con un alert che è questo, ok? Volevo metterlo in sovrimpressione, quindi per chi mi seguirà su YouTube tra poco, quando pubblicherò la differita di questa diretta, vi avviso di fare attenzione ai commenti fake. Ultimamente c'è pieno di bot che si spacciano per me e fanno commenti fake sotto i miei video per indurvi a contattarli in privato su Telegram, su WhatsApp o simili. Io vi lascio qui a video adesso per 5 secondi, poi lo tolgo ovviamente, questo reminder per capire come si fa a, appunto, capire se un commento è veramente mio oppure no. Se trovate un commento con simboli strani, il nome utente non evidenziato in nero, un italiano che lascia desiderare, soprattutto che vi chiede di contattarlo in privato, cosa che io non farei mai e se mi conoscete anche tanto così lo dovreste sapere, è scam. Al contrario, se trovate un commento che ha senso innanzitutto, col nome evidenziato in nero, che se cliccate sul canale vi rimanda al mio canale e che non vi chiede di contattarlo in privato, quello sono io. Molta attenzione perché, insomma, purtroppo è un fenomeno che si sta diffondendo e l'unica cosa che posso fare per arginarlo è avvisarvi, quindi ci tengo a farlo. Bene, detto questo, ben ritrovati a tutti quanti, buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma ho fatto la visita medica agonistica perché da oggi sono ufficialmente un culturista. Per poter tornare in palestra mi sono tesserato alla federazione culturisti, pesistica, non so come si chiama, ma insomma dobbiamo inventarcele tutte per poter vivere anche durante questi colori rosso, arancione, giallo che un giorno ti apre, un giorno ti chiude. Almeno adesso mi potrò allenare in santa pace. Detto questo, tornando invece a argomenti un po' più in topic, oggi abbiamo Bitcoin che ha reagito molto bene. Io ve l'avevo detto che non era ancora il caso di farsi prendere dal panico qualche giorno fa. Ha reagito bene, la domanda ha recuperato il livello di prezzo che avevamo perso, il lower low di fatto è stato completamente assorbito e il quadro rimane positivo, rimane bullish, e quindi ci concentreremo ovviamente su questo. Oltre a ciò ci sono un paio di notizie interessanti che in realtà non ho fatto neanche in tempo, secondo me, a prendere tutte le notizie che vi volevo dire, perché mi è venuto in mente, caspita, devi mettere in sovraimpressione quell'immagine per ricordare di non cascare nei commenti falsi, che è veramente una cosa che mi fa imbestialire, è chi sfrutta magari il fatto che la mia community si fida di me per andare a cercare di adescarli in truffe che io non farei mai e spero che voi lo sappiate. Ecco, comunque, bene, queste sono tutte, me le ero preparati i link. Quindi, come al solito, poi voi preparatevi le vostre belle domande perché la grossa parte di questa live è dedicata a voi e basta, partiamo subito in quarta con prima notizia. Allora, la fantastica banca HSBC, famosa per tante cose tra cui quel miliardo di dollari e passa riciclati del narcotraffico, insomma ne ha fatte di cotte e di crude, ma non gli piacciono le cripto. E allora cosa ha detto? Se ne è trovato un'altra adesso di scusa per andare a rompere le scatole ai suoi clienti. Addirittura chi ha comprato le azioni di MicroStrategy, oggi è circolata in rete questa immagine, alcuni hanno ricevuto questo messaggio che gli diceva che d'ora in poi non possono più farlo, in sostanza, perché MicroStrategy è un'azienda adesso legata alle valute virtuali, valute digitali, lì come le chiama, e quindi fondamentalmente è un prodotto che non gli piace, loro lo vogliono ostacolare e quindi non si può più. Pensate voi che assurdità. E questa è la prima cosa, vabbè, giusto per aizzarvi un attimo. La seconda, ritorna il tema NFT, che è sempre stato caldo in verità. In questo periodo si è parlato abbastanza tra le varie opere NFT dei CryptoPunks, che sono di fatto, se avete visto il mio video sugli NFT lo sapete, i primi, no? L'alfa e l'omega degli NFT viene chiamato, perché sono stati i primi, le prime entità, i primi token, i primi NFT reali airdroppati, pensate voi, e di fatto
fatto adesso sono tra quelli più riconosciuti e più scambiati. Christie's, che è la stessa casa d'asta storica che ha battuto, vi ricordate, l'opera da record di Beeple, dell'artista Beeple, per cos'era, 60 o 70 milioni, insomma giù di lì, adesso farà una vendita in occasione della 21st Century Evening Sale a maggio a New York di 9 CryptoPunks tra i più rari, e indovinate cosa è successo al loro valore? Pam, tutti i CryptoPunks sono pompati come i loro capelli, più o meno. Allucinante. Veramente, sta storia degli NFT sta proseguendo, è un trend che non accenna. Oddio, i volumi e gli scambi sono un po' calati rispetto a febbraio, che è stato il momento di boom del mondo NFT, ma dopo febbraio c'è stato un po' di calo, ma comunque il trend non accenna a diminuire. C'è stato McDonald's che ha fatto il suo NFT, i marchi di luxury, di moda fanno i loro NFT, insomma è un po' una cosa che sta coinvolgendo tutti quanti. Ovviamente i CryptoPunks sono sempre, il loro valore è un po' legato, ecco, al valore, come si può dire, a quanto è trending la cosa, perché sono il simbolo, di fatto uno dei simboli principali del topic, del trend NFT. Infine vi segnalo, sempre a tema NFT, questo nuovo indice che si chiama Metaverse Index. Vi ricordate Index Coop? Ne abbiamo parlato in occasione del fatto che io vi avevo detto nel mio ultimo video della allocazione. Dov'è? Eccolo qua, ne avevamo parlato perché io avevo, detengo il DeFi Pulse Index, che è questo token ERC20 che fondamentalmente è come fosse un ETF su queste 15 coin del settore DeFi. E adesso Index Coop, che è il creatore di questi indici, di questi panieri di, come si può dire, di panieri di diverse cripto che hanno in comune ovviamente una categoria, un tema, un trend, ne ha creato un altro che è proprio il Metaverse Index. Molto interessante proprio perché va a tracciare, vedete, con queste 15 coin al suo interno, va a tracciare un po' il settore del gaming e degli NFT, che sono settori estremamente caldi. Personalmente non mi ci espongo perché, insomma, al momento è un po' troppo caldo per i miei gusti, ho paura di scottarmi, è un attimo scottarsi, però ve lo volevo segnalare perché può essere un metodo intelligente per esporsi al settore senza andare a speculare sul singolo token, non lo so, insomma sappiate soltanto che esiste. In realtà non vi volevo dire altro, ma basta, passo a leggere le vostre domande. La cosa dell'HSBC mi ha fatto un po' rizzare le orecchie anche a me, infatti molti ogni tanto parlano nella community, leggo e dicono: anche io ho avuto problemi con la banca, ma anche uso il conto, e anche a me. Io quasi quasi vi chiedo: ma a sto punto quali banche sono rimaste che sono crypto friendly? Non lo so, voi avete mai avuto problemi del genere? Parliamone, dai, dibattiamo anche di questo, dato che ormai stanno facendo di tutto per farci venire voglia di tenere le cripto su Binance, su crypto.com, e spenderle con la nostra carta senza passare più per le banche, stramaledette. Comunque, ciao Luke, cosa ne pensi della quotazione in borsa di Coinbase? Sarà meglio aspettare qualche settimana dall'uscita o comprare direttamente il 14 quando usciranno? Dunque, guarda, io ti dico, prendere il 14 stesso nel momento del listing è un pelino rischioso. Non so se lo sapevi, ma su FTX è già possibile da tempo operare su Coinbase, sulla coin Coinbase, no. Non so se sapete che FTX ha le cosiddette tokenized stocks, che sono delle azioni tokenizzate che le può erogare grazie alla partnership con un fondo tedesco, il quale va a in sostanza gestire delle parti di azioni, possiede le azioni, le tokenizza tramite FTX e FTX le vende sulla sua piattaforma. Coinbase, Robinhood anche, come in passato c'è stato anche, cos'è che c'era, Airbnb, cos'altro, insomma ce n'erano varie che hanno fatto la pre-IPO, c'era il contratto di pre-IPO scambiabile su FTX. Ad esempio questo qui che vedete, CBSE si chiama, è il, vedete, pre-IPO contract. Come funziona? Funziona che adesso costa $504 e significa che sostanzialmente il suo valore è la capitalizzazione di Coinbase divisa per 250 milioni. Quindi cosa vuol dire? Moltiplichiamo 504, lo faccio con la calcolatrice, per 250, 1, 2, 3,
4, 5, 6, esce fuori 126 miliardi. Il che significa che chi compra questo contratto pre-IPO a $504 sta stimando, cioè va in guadagno se la capitalizzazione di Coinbase sarà superiore a 126 miliardi, al contrario andrà in perdita. Al momento del listing verranno convertiti questi contratti nelle cosiddette tokenized stocks, per l'appunto, e quindi poi si sarà felici detentori di stocks di Coinbase. Sulla domanda vale la pena, non vale la pena, è pura speculazione, quindi io personalmente ce ne sto alla larga, sia dai pre-IPO che dall'IPO che dal subito dopo il listing. Io sono fatto così anche per le cripto, preferisco attendere che il mercato faccia la sua valutazione oggettiva e dopo che avrò un po' di storico sufficiente per soddisfare i miei gusti, allora magari andrò a puntarci gli occhi. Lo stesso vale ovviamente per le stocks, anche se è Coinbase, altrimenti diventa tutto un po' una speculazione, un po' una scommessina, ecco. Poi, dunque dove siamo finiti? Eccoci qua. Come dove strutturare un fondo con 50% Bitcoin e 50% stable che a seconda dell'incrocio delle medie mobili si ribilancia automaticamente? Quindi quando bullish vende stable e viceversa. E ti servirebbe un'automazione, un piccolo bot che va a farti degli acquisti e delle vendite. Ci vuole uno strumento di terze parti, temo. Perché tu devi dargli un po' di automatismi in pasto, purtroppo che te lo fa da solo credo che non ci sia con questo livello di automazione. Poi, che tu sappia, è possibile acquistare azioni di Coinbase il giorno del lancio? E guarda, non so dove verranno, su quali exchange verranno listati, su quali broker, secondo me immediatamente saranno listati solo sullo stock market stesso e poi sui broker ci andando in seconda battuta, non lo so, però ripeto, c'è sempre FTX per i pazzi speculatori. Per quanto riguarda il trading automatico, ci saranno altri video? Sì, ci saranno assolutamente altri video perché devo un po' aggiornare anche i contenuti. Buonasera Luke, mi trovi già gasatissimo nella postazione di combattimento del Millennium Falcon. Grandissimo, grandissimo Termination Shock, bentornato, ben ritrovato. Allora, ciao Luca Atom, cosa ne pensi? Buon momento per entrare. Allora, al di là del fatto che Atom è un gran bel progetto, ormai una enorme quantità di nuove blockchain sono costruite sul framework di Atom, al di là di quello andiamo a dare un'occhiata ai grafici, perché nonostante quello non è che abbia mai performato da impazzire Atom. Allora, qui abbiamo un po' di refusi delle analisi vecchie, facciamo che li spazziamo via senza pietà, andiamo a vedere il presente partendo dal settimanale. Allora, facciamo una bella analisi che parte da zero. Che cosa abbiamo? Abbiamo un non trend innanzitutto, perché come vedete siamo un po' in lateralità fondamentalmente, e possiamo andare a marcare, vabbè, questo bottom ce ne frega fino a un certo punto, questo che è più vicino, poi questa resistenza che al momento ci sta ostacolando in maniera abbastanza dura, poi cosa abbiamo? Quest'altra resistenza e quest'altra resistenza qua su. Andiamo a tirarne dentro anche qualcuna un po' più vecchia, così è contenta, e qua volendo possiamo aggiungere anche questa e abbiamo un bel po' di linee, cosa ne dite? Sono sufficienti. Poi a supporto al momento abbiamo questo qua e quindi adesso possiamo andare a fare un'analisi un po' più da vicino. Allora, cosa ci dice finora? Ve l'ho detto, non c'è tanta direzionalità su time frame settimanale, è un movimento, come dire, sinusoidale quasi, senza un trend prevalente. Andiamo a vedere sul giornaliero. Sul giornaliero siamo in uno degli swing rialzisti, perché torniamo anche sul settimanale, guardate, allora c'era la fase discendente, poi la fase ascendente, al momento siamo in lateralità durante uno degli swing rialzisti. Tuttavia abbiamo visto un bel po' di resistenza qua sopra, vedete, quello che sul settimanale era tutto shadow, qua si vede un po' così. Pertanto, prima di poter andare ad abbozzare un'eventuale posizione long, cosa che già il macro non invoglia, perché insomma un macro così oscillatorio, così adirezionale, a me personalmente mi fa dire, beh guarda, c'è di meglio, facciamo che vado a cercare qualcosa di più che mi ispiri di più in un periodo come questo dove la dominance è in downtrend, dove le altcoin stanno performando bene, andarne a trovare una che ti lateralizza, insomma
secondo me c'è di meglio, ma per focalizzarci su Atom possiamo dire che la prima resistenza da bucare è 4248 qua su, quindi questa. Poi se buchiamo anche 5341 ben venga, però ripeto, la prima è quest'area qua. Vedere una bella cosa così, c'è il primo target, quindi si potrebbe abbozzare un trade da qua a qua, tac e tac, e poi basta. Se rompiamo anche i 5341, questa qua che vedete è quella che abbiamo disegnato sul settimanale, allora abbiamo una bella zona di potenziale bottom più ampio e possiamo andare a mirare dritti dritti verso il range high e perché no oltre. In tal caso sarebbe pazzesco, perché rompere quel range pluriennale o no, da quanto dura? Beh, 19-20, sì dai, anche abbastanza pluriennale, sarebbe una bella spinta. Torno da voi. Allora, grazie per il video veramente utile che hai rilasciato oggi su YouTube. Ti volevo chiedere se potevi guardare il grafico di Alfa, grazie. Ci mancherebbe altro, e prego innanzitutto per il tuo grazie, e grazie a te invece per le belle parole. Allora, Alfa, eccolo qua. È da un po' che lo seguiamo anche Alfa, e come vedete non è cambiato di una virgola. Perché? Guardate cosa combina che anche lui è all'interno di un range all'interno del quale non c'è direzionalità, si rimbalza su e giù, fino ad allora purtroppo non dà particolari spunti operativi se non le operatività all'interno del range. Quindi se adesso andiamo ancora a grattare qua sotto e facciamo un falso breakdown, qua ci sta l'entry, ok? Come c'è stato qua, come c'è stato qua, come c'è stato qua, questi sono tutti possibili entry. Perché? Perché abbiamo un macro bullish, come vedete il trend complessivo è decisamente bullish, e pertanto andare a grattare appunto un entry così favorevole dal punto di vista rischio rendimento come può essere quello di un falso breakdown da un range che hai lo stop loss veramente stretto, cioè ti mette davanti una possibile posizione con un entry, supponiamo al rientro dopo il falso break, lo stop loss qua, ok, questa è l'area rischio, l'area rendimento, capite bene che se poi soprattutto c'è il breakout è veramente interessante, e quindi aspettiamo con interesse. Poi, secondo te è tardi per entrare su FTT per mera speculazione? Non è mai troppo tardi per mera speculazione, perché di fatto ogni qualvolta c'è un setup c'è un possibile ingresso. Al momento ti dico è un pelino esteso, quindi non ci entrerei, però qualora dovesse fare un ritracciamento, un'accumulazione, un andamento un po' più allettante, ci potrebbe assolutamente stare. Sulle 4 ore non so se però ci opererei sulle 4 ore. Andiamo a vedere FTT BTC su Binance, magari un po' più liquido, è più liquido, ma sembra di sì. Sulle 4 ore abbiamo un supportino qua sui 7950 sat, che volendo potrebbe essere sfruttabile, un altro supportino a 7690, e poi ci sono quelli invece un po' più di time frame superiore. Quindi per l'operatività rapida di aggressività, cioè di quasi scalping, ce l'abbiamo esattamente qua sotto. E poi per il resto invece direi che bisogna, cioè conviene perlomeno aspettare una situazione un attimino più rilassata. Ecco, questo è quanto. Poi torno subito da voi di nuovo. Vediamo un po'. Scusa la domanda da Newball 101%, perché le società che sono dietro i progetti, ad esempio VeChain, cercano finanziamenti nel mondo cripto? Non potrebbero per esempio cercare finanziamenti vendendo azioni sui mercati tradizionali? E guarda, andare a fare un IPO non è così facile, quello è il problema. Cioè uno potrebbe sì fare un crowdfunding con i metodi tradizionali, però sai, ti frutta molto meno. Alla fine se tu fai una token sale, cosa che adesso è difficile, perché se lo fai in un paese regolamentato, provaci a fare un ICO, vediamo quanto è facile. No, scherzi a parte, bisogna appoggiarsi agli exchange, ci vogliono le normative giuste e quant'altro. Però, ripeto, fare un IPO è molto molto difficile, perché ci sono certi requisiti, ci vogliono anni di preparazione, e fare un crowdfunding di quelli classici, tipo Kickstarter, tipo quelli, ci sono mille piattaforme,
ti raccogli un capitale molto più basso e anche lì ci sono molte menate in più. Quindi si tratta semplicemente di un bilanciare i pro e i contro e trovare una soluzione che può essere quella ottimale. Al di là di quello, secondo me, anche un po' per restare nel, come dire, nel tema, no? Nel mondo delle cripto, che è comunque affine, è più affine anche al suo pubblico. Allora. Altcoin nel breve periodo? Ti piacerebbe? Altcoin nel breve periodo? Guarda, stanno performando abbastanza bene le altcoin, perché la dominance è in, come vedevamo appunto nel video di ieri, la dominance è in downtrend e quindi le altcoin... Concentrati su quelle buone dal punto di vista fondamentale, dal punto di vista di capitalizzazione elevata e quant'altro. Non andarti a cercare la gemma, mica gemma, che poi fa i boom ma fa i dump più che i boom di solito. Quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ne analizziamo tante ogni giorno e quindi, insomma, non c'è bisogno di cercare chissà che cosa. Secondo te BNB potrà mai superare Ethereum, visto la grande diffusione della BSC? Guarda, mi viene da dire di no lì per lì, però non mi stupirebbe niente, nel senso, sapete che la speculazione non ha limiti e al momento come siamo messi a un quarto circa della market cap. Guarda, andarlo a superare, cioè, sarebbe una cosa abbastanza clamorosa. Io ti dico, tutto è possibile, però non mi sembra così facile, ecco. Non la vedo una cosa immediata o facile. C'è da vedere, perché quello della BSC è un trend, ma è un trend che soprattutto sta esplodendo adesso, no? C'è da vedere poi se durerà, quanto durerà, se durerà anche quando ci saranno gli altri competitor, e lì poi si capirà davvero se ci può essere un valore di lungo termine nella BSC oppure no. Io credo che il valore ci sarà da vedere quanto varrà, quindi la quantificazione del valore stesso che il mercato poi gli dà sotto forma di prezzo. Ciao Luca, nell'utilizzo di Liquid Swap conviene mettere una coin e lasciarla dividere a Binance o è meglio scambiarla noi stessi al miglior prezzo e poi aggiungerle entrambe? Guarda, se non erro, la fee dello swap è dello... secondo me non cambia praticamente niente, ti dico la verità, quindi non stare a impazzire, cioè ti cambia veramente un poco niente. Io fossi in te, forse metterei tutto in uno e via, fai fare lo swap a lui, non c'è particolare differenza. Ciao Luca, oggi ho studiato ancora, grazie a tutti i tuoi video e il lavoro infinito che hai fatto, grazie davvero, grazie a te. Guarda, mi fa piacere ricevere dei feedback positivi e sapere che i miei video vi aiutano comunque ad approfondire questi temi. Poi, Allora, potrei avere un tuo parere su VET? Il progetto sembra buono, grazie. Il progetto è buono, non sembra buono, ma se poi vuoi andare a dare un'occhiata anche al grafico, porco cane, sei accontentato. Guarda che roba, mamma mia. Allora, settimanale, abbiamo una possibilità, attenzione, di nuovo massimo, di higher high confermato se chiudiamo il settimanale sopra i 200 sat. In tal caso, attenzione a questo bel pool di domanda sul quale si può entrare al primo ritracciamento. Ecco, VET è una delle altcoin che si può andare a tenere d'occhio. Tra l'altro, allucinante come ci ha dato tante opportunità anche in passato. Cioè, se uno segue un po' il mercato delle altcoin, ultimamente purtroppo non riesco a starci più tanto dietro nemmeno io, per vari motivi di, insomma, lavorativi comunque. Comunque, e vedete, qua c'era il vecchio top con tanto di pool di offerta tramutato in domanda nel momento di break, che è stato retestato in maniera da manuale, guardate che roba, per poi ripartire. Quindi se uno ci sta un attimino dietro, ecco, riesce anche a cogliere le varie opportunità che ci sono, e provandole tutte poi sul lungo periodo si trova una situazione assolutamente favorevole. Poi procediamo. Non ho attivo alcun pack e vorrei iniziarne uno con Ethereum. Lo consigli rispetto ad altre cripto? Hai qualche consiglio particolare? Grazie. Guarda, non devi cercare un consiglio da me sulla cripto sulla quale investire. Mi raccomando, fatela voi questa valutazione, perché è la cosa più importante in assoluto. Io vi posso dire un'opinione in più, quindi ti posso dire che per me Ethereum, cioè io Ethereum la ho
perché io credo in Ethereum. Quindi se mi chiedi, secondo te una coin sulla quale può valer la pena investire, io ti dico, io ci investo. Perché secondo la mia analisi, il mio approfondimento, ho trovato che per la mia situazione vale la pena allocare parte del capitale su Ethereum, e vi ho detto anche la percentuale. Poi però passo la parola a te, nel senso, devi farti la domanda, cioè io perché voglio investire in Ethereum, cosa ci vedo, qual è la ragione, vedo una potenziale crescita, vedo un asset che si può apprezzare. Quanto ci devo investire? Anche lì sta a te, perché ogni cosa è assolutamente personale nel mondo dell'investimento. Non bisogna assolutamente chiedere consigli a qualcun altro sul come investire, perché nessuno vi darà mai dei consigli spassionati. Cioè, se voi chiedete su Facebook, sui social, ditemi qualche altcoin che vale la pena seguire, cioè la gente ti inizia a scillare a rudo proprio tutte le altcoin che possiede. Non ti dirà mai una cosa spassionata, priva di interesse. E quindi davvero la miglior cosa che si può fare è fare da sé. Richiede più sforzo, ahimè, però ne vale assolutamente la pena. È una cosa seria investire, mi raccomando, non è un gioco. Secondo te conviene usare BNB Vault o mettere in stake i BNB direttamente nei launch pool? Guarda, se hai voglia di starci dietro, indubbiamente conviene seguire a mano i launch pool. Se invece tu vuoi minimizzare lo sforzo, vai di BNB Vault. Vediamo, sto saltando un po' di domande, anche perché poi voglio leggerne un po' dall'inizio, un po' da metà, per non saltare nessuno. Puoi guardare Sushi, assolutamente sì, Sushi USDT. Allora, perdonami, ma ci do un occhio anche in BTC innanzitutto, perché così mi faccio un'idea del trend in essere. Allora, il trend non sembra male. Dopo, vabbè, il dump dell'estate, poi c'è stata la ripartenza e al momento, ecco, è in fase correttiva. Questo è da inquadrare, però è importante da inquadrare. Spaziamo via un po' di analisi vecchie come Noè e inquadriamo la situazione attuale con questi due livelli. Al momento c'è un costrutto di top confermato, quindi attenzione, partiamo da questo da questa ipotesi. Se andiamo giù di time frame, vediamo che abbiamo quest'altro, come lo possiamo chiamare, livello di supporto. Abbiamo, volendo, un cluster di prezzo qua sotto che al momento funge da supporto, e stiamo cercando di capire se abbiamo intenzione di confermare il tutto con un breakdown da qua, il che confermerebbe e estenderebbe ancora di più il costrutto di top, oppure se magari adesso ci riprendiamo. Quindi costrutto di top potenziale sul settimanale, sul giornaliero ancora da confermare. Fermo restando questo, andiamo a vedere Sushi USDT, perché la tua domanda era quella. Quindi eccoci qua. Allora, Sushi USDT dice più o meno la stessa cosa, guarda, perché vabbè, sconta in più il pump di Bitcoin che c'è stato. Tu sei dentro dagli $8, hai detto, beh, hai fatto un profitto sicuramente interessante, adesso inizi a valutare se vuoi incamerare parte di quel profitto, se è un investimento a lungo termine, se avevi un certo setup che si è verificato oppure no. Un exit strategy, insomma, che può essere la più banale, ovvero anche quando vedi che c'è una struttura che viene violata, allora cominci a uscire. Qua io vedo che il grosso del sostegno è dato forse da questo piccolo cluster che si trova intorno ai $13 e poco sotto. Poi abbiamo qua giù un 14,3, quest'altro supporto che adesso dobbiamo capire se lo vogliamo perdere oppure no. E magari, ecco, se iniziamo a perdere questi due supporti potrebbe essere un inizio di struttura che inizia un po' a incrinarsi, ok? Perché qua di fatto abbiamo un top abbastanza puntiforme. Poi procediamo. Nel lungo termine, tipo 4-5 anni, tenere Polkadot, Cardano ed Ethereum potrebbe essere redditizio? Non ho fini speculativi, grazie mille per la risposta. Anche qua, vedi, devi trovarla tu la tua risposta. Io ti potrei dare la mia, ti potrei dire che io non sono un fan di Cardano e quindi non lo deterrei come investimento. Polkadot e Ethereum invece li deterrei più Ethereum e un po' meno Polkadot. Ma è una mia personale opinione, non è giusta per definizione, ok?
Quindi mi raccomando, richiamo il discorso che abbiamo fatto prima. Una bella ricerchina approfondita e farsi una bella idea. Poi, quando inizi a prendere profitto su FTT? Ma in realtà io ribilancio, quindi periodicamente è come se lo facessi, perché FTT ha una fetta di portafoglio, io ribilancio ogni intervallo di tempo che è circa un mese sulle cripto, e di fatto quello equivale, se il trend continua a crescere, a fare una sorta di take profit da reinvestire altrove, però, perché la liquidità non è che me ne faccia più di tanto. Ciao Luca, sono da poco nel mondo delle cripto, i tuoi video mi hanno aiutato un sacco, mi fa veramente piacere. Volevo chiederti il tuo parere sul prezzo di BNB nel breve, visto che volevo entrare ma ho visto schizzare il prezzo ultimamente. E di fatto ti dico, BNB un po' spaventa, perché è veramente pompato tanto. Guardate che roba, anche in Bitcoin ha fatto nuovi massimi e di fatto al momento non c'è un setup che ti grida entra, cioè non... anzi è un grafico che grida stai attento, fai estrema cautela, ecco. E lo stesso vale per BNB USDT, anzi vale ancora di più. Pertanto io sinceramente su un grafico così esteso non ci entrerei, attenderei una situazione più tranquilla. C'era fino a poco fa, c'era questo bel range che si poteva approfittare, ne avevamo parlato in più occasioni, ma adesso è in fase estensiva e quindi è veramente un bel rischio. Se il tuo scopo è uno scopo speculativo, se il tuo scopo è uno scopo di investimento, allora comincia a ragionare sul lungo termine, cambia completamente la prospettiva. Solito discorso. Cosa succede se l'azienda dove ci appoggiamo per la chiave privata fallisce, tipo la chiave privata di Ledger? Perdiamo tutte le nostre cripto? Attenzione, non c'entra niente, perché se tu hai le cripto sul Ledger e la Ledger fallisce, non è che lei ha le tue chiavi private, altrimenti non sarebbe un hardware wallet non custodial, cioè sarebbe una cosa custodial come Binance. Quando tu hai le cripto nel Ledger, nel Trezor, in qualsiasi wallet di cui hai le chiavi private, quelle chiavi private le hai solo tu, spero, me lo auguro, perché se le hai date a qualcun altro io ti direi che forse c'è un problema di fondo. No, ma do per scontato che non l'hai fatto. In ogni caso, anche se ti esplode in mano il Ledger, per dire, tu puoi ripristinare le cripto che avevi sul Ledger su un altro Ledger o anche su un altro wallet inserendo le parole del seed. Quindi l'importante è che le abbia solo tu, l'azienda non c'entra nulla. OneInch potrà mai raggiungere la valutazione di UNI? E se intendi il prezzo del token, mi sa che hanno delle supply leggermente diverse. Allora, UNI quanto ha di supply? 523 milioni. OneInch, dove sta? Sta molto più giù, Dov'è OneInch? È così in basso? Possibile? Mi sa che me lo sono perso, Mi sa che me lo sono perso. Dove sei OneInch, piccolo unicorno? Dove sei? Lo andiamo a cercare, che facciamo prima, Facciamo così, OneInch è al numero, Che numero è? Che rank è? 97. Ah, 154 milioni. Quindi il prezzo è completamente diverso. La valutazione, ti dico, dipende da varie cose. Al momento non c'è paragone, perché se vai a vedere la liquidità gestita e tutto quanto, chiaramente Uniswap è molto più in alto. Qui non so neanche se... Eccolo qua. OneInch sta a 285 milioni, qua giù, mentre Uniswap è a 5,7 miliardi. Quindi capisci che ci troviamo su due pianeti abbastanza diversi. C'è della strada da fare. Sicuramente potrebbe avere le carte in regola, però considera che OneInch, per quanto ha introdotto delle novità interessanti e delle particolarità sulla gestione delle fee, sul... cioè anche il suo instradare comunque gli scambi nei vari DEX è geniale, però a lui non porta quasi niente di buono, no? E quindi a lui serve crearsi i suoi pool, cosa che ha fatto dopo, è andato anche su BSC, ha fatto varie cose, però comunque il mercato era già preso da Uniswap e SushiSwap, quindi farà un po' più di fatica, sinceramente non lo so, lo vedo per il momento destinato a rimanere un po' nell'ombra, ecco, perlomeno per ora. Ciao Luca, è da un mese che uso Coinbase, ora ho scoperto Binance e direi che non c'è storia. Beh, direi anch'io, tra il numero di coin e le fee e quant'altro.
1. Come faccio a trasferire le coin da un wallet all'altro? Costa? Allora, ti direi di sì, nel senso, da un wallet all'altro cosa intendi però? Da un exchange all'altro? Allora la risposta è sì. Se intendi da un wallet all'altro, ad esempio il wallet future e il wallet spot di Binance, allora no, non costa. Cioè, internamente a Binance non ti costa. Da Coinbase a Binance c'è la fee di prelievo da Coinbase e viceversa. 2. Perché Coinbase è così popolare? Ma perché fondamentalmente è americano, è regolamentato, è uno dei primi, è uno dei più utilizzati anche a livello istituzionale, proprio per il fatto che è un'azienda che non ha sede in paesi esotici, che ha sempre fatto le cose per bene e quindi ha goduto un po' di questa cosa qua. Ecco, chi cerca un servizio regolare, pulito e quant'altro, Coinbase è un po' il punto di riferimento, soprattutto per le aziende. Poi adesso che si quota in borsa, ancora di più. Eccomi, scusate ma ero arso. Dove siamo finiti? Siamo qua. Ciao Luca, sono nuovo, ti seguo già da un po', i tuoi live sono davvero entusiasmanti ed esaustivi, fin troppo secondo me. Ora vorrei chiederti una cosa: siccome per vari motivi non ho molto tempo per stare di fronte a un PC per seguire tutte le variazioni delle cripto, ci sta, tempo fa hai parlato di un bot, precisamente Gecko, sì, che ormai è un po' obsoleto purtroppo, vorrei sapere se ne conosci uno affidabile e gestibile da utente, eventualmente anche a pagamento. Guarda, volevo dedicare dei video a Madrex e Threecom, che sono i due che al momento sono quelli un po' più di alto livello, ok? Quindi quei due lì sono i più sicuri, perché ovviamente quando si va a usare un bot ci si sta affidando sempre uno strumento di terzi, quindi ci vuole sicurezza, dall'altro lato ci vuole anche la quantità comunque di features a disposizione, e questi hanno entrambe le cose. Ne parleremo. Vogliamo parlare di Cake BNB, pure Cake sta volando, mamma mia, Cake BTC, allucinante pure lui. Tra l'altro ha appena fatto una roba assurda, cioè ha rotto i massimi completamente e adesso è in price discovery, ha superato se stesso, cioè tutto il suo storico. Sarà interessante adesso, appena lateralizza, bam, tutti dentro, appena lateralizza, di fatto è il primo setup long dopo questo breakout dai 3380. Cake, occhio a Cake, è interessante, si potrebbe anche andare a seguirlo su un time frame più ridotto, proprio per questa ragione. Alla prima lateralità, alla prima flessione, secondo me sarà interessante buttarcisi dentro. Allora, ovviamente non sono consigli finanziari, sono sempre condivisioni di opinioni, non copiatemi, pensate con la vostra testa. Ciao Luca, grandissimo, cosa ne pensi di Orchid? Grazie per tutti i tuoi contenuti. Non lo conosco. Orchid, che è? Non so. Ciao Luca, sto cercando di non spammare la stessa domanda, però vorrei davvero una tua opinione sull'analisi di Bunny, grazie di tutto. Allora, Bunny, ogni tanto ci gioco con la piattaforma Pancake Bunny, dunque, ecco, purtroppo però non è listata da nessuna parte, quindi io non ti posso guardare il grafico. Rocket Bunny, che cavolo è sta roba? Non c'entra niente, non fatevi venire strane idee. Non c'entra assolutamente niente. Bunny, si chiama Bunny, vero? Sì. Mi spiace, non è listata, non vi posso aiutare con l'analisi dei grafici. Però la piattaforma mi piace, sì, vi posso dire questo. Dunque, cosa ne pensi di Bancor? L'hai mai provato? Guarda, lo volevo approfondire perché ho visto che sta muovendo dei volumi pazzeschi, però non l'ho mai utilizzato personalmente. Andiamo a vedere il token di Bancor, che come sta andando? 4 ore? No, dai, però. Un giorno? Non sta andando male. Vediamo il settimanale. Si è appiattito qua giù, poi è risorto. Sta facendo questo gigantesco movimento che potrebbe diventare un'accumulazione. Boh, chissà. Vai a far così e bam, e poi to the moon. Vediamo. Seguiamolo sto Bancor, perché potrebbe rivelare qualche sorpresina piacevole. Lo aggiungiamo, ma sì, dai, BNT BTC. Facciamo che ce lo aggiungiamo. Tac. Bene, benvenuto nella watchlist. Poi, perché a volte l'APY è maggiore a 15 giorni rispetto a 30 giorni? Dove?
Non vale la regola che il tempo è denaro e dipende dai parametri utilizzati per calcolare l'APY. A volte viene fatta una media e quindi cambiando la finestra temporale ti cambiano i parametri su cui medi e ti cambia completamente il risultato. Poi, grazie per la risposta, prego, figurati. Ci siamo avvicinati da poco a questo mondo e abbiamo studiato tutti i tuoi video. Tutti? No, sono troppi, impossibile. No, scherzo. Ci siamo dentrissimo. Vorremmo chiederti cosa ne pensi di Bitpanda e del suo token BEST. Potrebbe seguire la direzione di BNB? Allora, Bitpanda è un ottimo exchange, assolutamente. Ci ho fatto anche un video tempo fa. Mi piacciono tantissimo molte sue funzionalità, tra cui quella degli ETF. Cioè offre degli ETF autoribilanciati in collaborazione con Vanek. Insomma, è veramente da 10 e lode come exchange. Commissioni tutto sommato allineate alla concorrenza. E il token BEST è ottimo, nel senso, cioè è un investimento di fatto sull'exchange, però considera che BNB ha dietro, come si dice, Binance, e poi ha la Binance Smart Chain in più, ha il gas della Binance Smart Chain, e quindi, cioè, fare un paragone sarebbe un po' inopportuno perché manca tutta quella parte lì, però non toglie che è un ottimo exchange e di conseguenza anche il token può essere visto come un investimento su di esso se si è convinti che l'exchange può crescere. Ciao Luca, una domanda riguardo la strategia cash and carry. Se io shorto il future di Bitcoin a scadenza giugno, mettendo come collaterale Bitcoin stesso, non posso essere liquidato, giusto? Allora, la liquidazione non accade a meno che tu non sia in leva, ovviamente, oppure che non ci sia un caso limite per cui il future di Bitcoin ti fa un per due mentre il prezzo spot rimane fermo, magari, non lo so, per una gigantesca manipolazione. Mi sembra improbabile, però l'eventualità è quella. Credo che se facesse una roba del genere, cioè, vedremmo tante di quelle liquidazioni che la metà basta, però tendenzialmente no, se uno non usa una leva, no. Attenzione che appunto il collaterale deve essere Bitcoin stesso, e alcuni exchange, se si apre una posizione che va molto in perdita, e ad esempio FTX, da quanto ne so, se si apre un cash and carry con acquisto spot Bitcoin, short sul future con Bitcoin come collaterale, e senza avere USDT, presumendo, se la posizione short va in perdita e la perdita supera i $30,000, anche se il tuo long comunque è in profitto, ti inizia a far pagare un piccolo interesse sul debito, quindi attenzione anche a queste cose qua. Mentre Binance, secondo me, se tu usi il coin M non hai nessun tipo di problema. Ciao Luca, sto provando a ritirare euro da Binance sul mio conto, ma mi dà sempre failed, eppure è tutto ok. Ho l'impressione che facciano ostruzionismo verso il ritiro dei fondi. Ti è mai capitato? Personalmente no, non ho mai avuto problemi via bonifico SEPA da Binance, zero problemi a dire la verità, purtroppo. Hai provato a sentire il support? Prova a dargli un ping, magari ti aiutano a capire. Ciao Luca, domanda sul ribilanciamento, ma ogni volta che ribilanci, quindi vendi, compri cripto per altre cripto, è come se stessi facendo cash out e devi pagare il 26% sui profitti, o paghi le tasse solo quando riporti i soldi sul conto corrente? Grazie. Allora, è una cosa che va... Allora, tu tieniti tutte le transazioni che fai, vai dal commercialista e fagli questa domanda, perché ogni situazione è molto particolare e quindi dipende da che volumi hai mosso, su che piattaforme ti sei mosso, se hai usato i derivati o no, se Italia, estero, cioè ci sono tante variabili che io non ho assolutamente le competenze per andare a valutare. L'importante è che cioè, alla fine la plusvalenza che paghi è sempre quella, non è che cambia. Paghi di più o di meno se conti tutte le operazioni, tu comunque la plusvalenza ce l'hai su un intervallo temporale, nel frattempo hai fatto tutte quelle operazioni lì, ma non ti cambia nulla dal punto di vista fiscale, ti cambia dal punto di vista che devi tenere sicuramente tutta la tracciabilità, quella è fondamentale. Poi puoi analizzare ZIL BTC? Andiamolo a vedere, ZIL BTC c'è anche qua nella watchlist. Allora, sembra ben messo, dal punto di vista grafico. Ah, però ha fatto un bel triangolo ascendente, più o meno, tac tac, una roba del genere,
Ha fatto un bel breakout, ha rotto a rialzo e adesso è andato a ripescare da questa zona di liquidità. C'è una sacca di liquidità gigantesca qua sotto e al momento ci sta gravitando un po' sopra. Dunque, secondo me, non vorrei azzardare, ma potrebbe già essere un potenziale setup long il pescare da queste parti qui. Perché ha fatto un bel breakout, è ben impostato, c'è una candela bella piena di breakout, il riferimento per lo stop loss sarebbe bello pulito qua sotto, quindi come posizione non è affatto male, ti dirò. Un tentato entry da queste parti, sì, confermo. Stop loss qua sotto, chiusura ovviamente, se possibile, per evitare i falsi stop e via che si va. Poi. Qual è secondo te il miglior modo di mettere in staking i propri bitcoin al giusto rapporto rischio-rendimento? Allora, innanzitutto non si può mettere in staking i bitcoin, si può metterli a rendita ma non in staking, mi raccomando. Lo staking è un'altra cosa, cioè le coin proof of stake le metti in staking. Bitcoin è proof of work, non puoi metterlo in staking, lo puoi depositare sulle CeFi, lo puoi tokenizzare su Ethereum e metterlo sulle DeFi e così via. Ci sono vari modi. Allora, alcuni di questi modi, il più semplice in assoluto è utilizzare le CeFi come Crypto.com, come BlockFi, LEDN, Nexo, Celsius Network, quelle lì che danno un rendimento del tra il 4 e il 6% circa. Poi cosa abbiamo? C'era BadgerDAO, che a me piaceva molto, adesso non ricordo più quali sono i suoi ultimi rendimenti. Andiamo a vedere un po' come è messo. Dai, forza. Allora, dunque, qui ci poteva mettere a rendita WBTC, dov'è questo? RenBTC, 18%, però questo richiede la DeFi su Ethereum, quindi vale per i capitali un po' più grandi. C'è anche BadgerDAO. Io faccio sempre tutte le ipotesi perché poi non so esattamente che capitali uno stia muovendo, quindi appunto vado per ipotesi. Poi su AutoFarm c'è il Bitcoin tokenizzato BTCB su al 12,7%, questo è su BSC e utilizza Venus, quindi anche questo potenzialmente è interessante, può essere interessante. E poi c'è il pool USDT BTCB, oddio, così tanto, scusa, andiamo a vedere Pancake un attimo. Voglio vedere quanto sta di APY il pool su PancakeSwap. Allora, vediamo. Qua mi fa entrare sempre su MetaMask, abbiate pazienza. Allora, pool, no, farms, scusate. Andiamo a vedere BTCB. BTCB BNB, 19%. Non c'è in USDT, eh? Non c'è. Aspetta, sort by, no. Niente, no, come non detto. Quindi, allora, se uno vuole fare qualche step in più su AutoFarm, c'era quello là attraverso Venus, altrimenti c'è la CeFi molto più semplice, ma con rendimento più basso. Bene, poi, torniamo un po' da voi. Allora, dove siamo finiti? Quali sono le caratteristiche tecniche di SafePal S1? Ci ho fatto un video, guarda, se lo cerchi lo trovi e sono rimaste tali e quali. Dunque, ottimo, tra l'altro, è un buon rapporto qualità-prezzo, oserei dire. Allora, dunque, volevo prendere dal fondo qualche ultima domanda. Ti ho scritto su Instagram ma non ho ricevuto risposta. Ragazzi, guardate, vorrei rispondere a tutti immediatamente ma siete veramente in tanti e faccio una fatica pazzesca. Io vi leggo, prima o poi davvero, abbiate tanta pazienza. Puoi analizzare OXT USD? Ecco, è Orchid questo, vero? Sì, OXD BTC prima e poi andiamo a vedere anche USD. Allora, Orchid Bitcoin non è che dia dei grossissimi spunti, anche perché è un po' nuovo come grafico, sembra una cosa un po' appunto laterale. Andiamo a vedere il daily, cosa ci dice. Ma mi sembra che ci sia di meglio, un po' sporco, un po', non so come dire, irregolare. Andiamolo a vedere in dollari. In dollari sì, è crescente per effetto Bitcoin, non lo so.
Non mi dice niente, sono sincero, è un grafico che non mi dice, non mi trasmette nulla, ecco. Bene ragazzi, 52 minuti, direi che è anche il momento di andare a dare un occhio ai grafici. Prossimo trend crypto, tuo parere? Immagino qualcosa sulla sicurezza o sulle assicurazioni, un saluto. Ma guarda, fermo restando che la DeFi continuerà a crescere, gli NFT continueranno a crescere anche quelli, secondo me, e ti dico, prossimi trend al di fuori di quelli, il gaming. Io mi aspetto che prima o poi il gaming inizi a spingere seriamente, perché, caspita, è un settore che si sposa alla perfezione con le cripto, quindi il gaming prima o poi arriva alla grande. Voi mi direte, sì, ad esempio Axie è già partito a 90, sì, è vero, ma è un settore che ancora tanto da dare, che vale la pena tenere sotto controllo. Bene, allora, vi ho promesso i grafici, e grafici siano, partendo dal mitico Bitcoin. Allora, Bitcoin, senza disintegrare tutto magari, come vi dicevo all'inizio di questa live, ha reagito benissimo, proprio alla perfezione, al tentato dump di qualche giorno fa, di un paio di giorni fa. Vi ricordate il nostro famoso entry perfetto che si trovava da queste parti? Bene, ce l'ha preso tutto quanto, pam pam, e adesso apparentemente la domanda ha di nuovo la situazione in pugno, sotto controllo. Quindi la domanda al momento sta tenendo botta con l'engulfing bullish, che ha dimostrato, ripeto, l'assorbimento del lower low, quindi questo è un'anomalia, non è di fatto un lower low, e tra l'altro ha tenuto il nostro supporto a 55.600, che era l'altro supporto che doveva tenere, questa sorta di spalla, no? La seconda spalla. Adesso la candela di oggi è abbastanza insulsa, ma quantomeno ci fa capire che rimaniamo in quest'area, che non andiamo di nuovo a ridampare qua sotto, e di conseguenza questa è una cosa positiva. Per quale motivo? Beh, perché innanzitutto ci dimostra che dopo l'assorbimento la domanda tiene botta e l'offerta non respinge di nuovo verso il basso, e poi magari accumuliamo un altro po', vedete stiamo veramente facendo dei volumi di picco in quest'area, prima di attaccare nuovamente l'area di resistenza che al momento ci contiene, perché siamo contenuti dai 59.000. Questi 59.000 sono davvero l'area più ostica degli ultimi due mesi. Di fatto, da quando è iniziato il ritracciamento, quest'area 59-60 è l'area di offerta che ci ha tenuti compressi verso il basso. Il vedere un superamento di quell'area lì sarebbe una conferma fortissima. Quindi, se superiamo quest'area e di conseguenza andiamo ad attaccare dritti dritti il nostro massimo e superiamo poi anche lui, abbiamo ufficialmente una ripresa dell'uptrend e una possibilità di dire con ragionevole certezza che questo è stato un movimento accumulativo. Quindi c'è chi lo definisce una sorta di triangolo rialzista, chi va a prenderlo tutto e dice un triangolo laterale. Fatto sta che sarebbe una cosa accumulativa qualora andiamo appunto a rompere i massimi e a continuare l'uptrend. Di possibilità di approcciare con posizioni una cosa del genere, ve l'ho detto, io ve l'avevo anticipata questa già da un po' di tempo, è stata fillata, al momento ovviamente non è più così evidente, c'è ancora questa area come possibile entry nel caso in cui ci dovessimo andare ancora a pescare, è un attimo, lo sapete che si scuote un po' la situazione, andiamo a fare un altro mini dump da queste parti, sapete molto bene che può succedere in maniera molto rapida. Poi abbiamo quest'altro supporto 55.600 e infine qua sotto 54.200, questi sono i supporti principali in ottica accumulativa per voler costruire una posizione eventualmente anticipando il breakout. Nel caso in cui non si fosse anticipatori ma si preferisse andare ad agire con maggior cautela, potremmo voler attendere, ripeto, la chiusura sopra i 60.000, che sarebbe già un segnale abbastanza forte. Nel caso in cui ci chiudiamo, allora andare a cercare magari la flessione sui 59 e andare a fare il trade un po' più aggressivo, che parte proprio dai 59, punta innanzitutto al massimo e poi eventualmente a più su. Altrimenti
è inutile che ve lo dica, attendere la rottura di fatto dei massimi. Attenzione alle false rotture, perché un livello così importante come i massimi, io mi aspetto che ci arriviamo e c'è subito una reazione da parte dell'offerta, cioè ci sarà gente pronta a shortare quel punto lì, gente che fa take profit, e quindi ci sarà turbolenza. Attenzione quindi ai falsi movimenti, che in prossimità dei 62.000 del massimo locale se ne vedranno parecchi parecchi. E di conseguenza, che dire, noi, cioè, non è tanto auspicabile andare a fiondarsi dentro subito, non appena c'è un abbozzo di superamento di quel livello lì, ma conviene magari attendere uno o due chiusure, oppure la prima lateralità o ritracciamento bullish, quindi senza dump, che avviene dopo il breakout stesso. Ve l'ho detto, c'è stato fior fior di occasioni finora di entrare, ma non mancheranno neanche in futuro. Ecco, questo è una cosa abbastanza sicura. Lo scenario bearish invece sarebbe la perdita, beh, innanzitutto di questo supporto qua dei 54.200, che è quello un po' più significativo, ok? Se lo andiamo a perdere, andiamo a chiudere qua sotto, insomma, abbiamo perso un bel po' di supporti, tra cui uno forte, però non tutto è perduto, perché abbiamo ancora questo low. Se andiamo a fare un higher low o un equal low, cioè equal low siamo in lateralità, higher low saremmo comunque in tendenza rialzista, cioè varrebbe sempre il meme del triangolo rialzista, anche se un po' più lungo. Se invece andiamo a fare un lower low, ahimè, le cose si complicano, e quindi quello è proprio lo scenario bearish. Per il momento non ci voglio pensare, perché voglio essere positivo verso il futuro di Bitcoin, e quindi questo è un po' il quadro della situazione. Andiamo a vedere un po' di altre cripto, tra cui Ethereum. Ethereum Bitcoin, guardate, anche qua vi avevo proposto un setup carino, che di fatto si è verificato, ovvero pool di liquidità in domanda. Cosa vuol dire? Vuol dire che era un possibile entry, ne avevamo parlato su Telegram un po' di tempo fa, mi raccomando seguitemi su Telegram, perché vi condivido analisi, cose ogni giorno, forse fin troppo, avvisatemi se vi sembra troppo, mi raccomando, i feedback sono sempre ben accetti. E avevamo questo pool di liquidità in domanda dal quale, volendo andare a pescare, stop loss l'avevamo messo sotto questo supporto storico 0.0335, chiusura qua sotto, e anche qua avevamo veramente un bel upside che può andare veramente in alto, con un downside ridotto l'area di rischio tra l'entry e lo stop loss. E quindi questa è un po' la situazione anche su Ethereum. Adesso è ancora dentro questo range, fin tanto che rimane nel range rimane vivo anche questo pool di liquidità in domanda, rimane vivo il setup long che ne deriva, mentre se il range viene rotto a rialzo la situazione cambia e andiamo di nuovo in trend, proprio perché abbiamo un costrutto di bottom qua sotto, un minimo, significa una W, vedete, abbiamo il doppio minimo con questa linea di resistenza sancita da questo massimo, viene rotta, se c'è poi conferma abbiamo un'ufficialità del costrutto di bottom, si chiama, un'area che va a definire di fatto un minimo. Poi, dunque, che altro possiamo andare a dare un'occhiata? Fatemi vedere se avevo qualche appunto. Vediamo. Ah, un appunto ce l'avevo. Lo staking di Polkadot, qualcuno di voi mi ha chiesto. Lo staking di Polkadot, ve lo dico subito. Cosa vuol dire innanzitutto? Beh, vuol dire che avevate visto che qui su Binance Earn, nella sezione staking, era comparso lo staking di Polkadot con degli interessi molto golosi. Dov'è? Eccolo qua. 37. Ah, forse è qui che mi dite che il 15 giorni vale, c'è più APY dei 30. Sì, allora sì, sicuro. E guardate, è una domanda che mi sono fatto anch'io e non so trovare risposta. Non so se è perché, per come è fatto lo staking di DOT, la ricompensa viene data in quei 15 giorni lì, e quindi che tu tieni 15 o tieni 30 c'hai sempre una ricompensa di staking, dal punto di vista della blockchain proprio, oppure se c'è un errore di calcolo o di stima, non lo so, non voglio dirvi una cavolata, quindi non rispondo. Fatto sta che hanno messo la possibilità di fare staking di DOT con un vincolo fino a 90 giorni, era spring staking, avevo visto una roba del genere. Fatto sta che l'unico che non è sold out è quello a 15 giorni,
Quindi se avete voglia vi tocca farlo di 15 giorni in 15 giorni, una volta terminata la durata dello staking c'è un giorno per lo svincolo, quindi 15 più un giorno di svincolo. E per il resto è tutto. Poi, no, avevo un altro appunto, Filecoin, mi avete chiesto di Filecoin, Filecoin Bitcoin, eccola, che sta andando alla grande, di fatto, il trend è assolutamente rialzista, c'è stata anche una bella opportunità di ingresso su questo retest sfiorato, vedete quanto è utile a volte lasciare qualche limit order laggiù. E per il momento è una sorta di bull flag questa, quindi è una possibilità di entry ancora, sempre da queste parti, ma anche volendo fino alla shadow, oppure addirittura con un'ottica di ingresso aggressivo a priori, cioè senza stare a aspettare un particolare punto, con lo stop loss poi qua sotto, perché è il punto che invalida il setup attuale. Capirete molto bene però che entrare qui con lo stop loss qui c'è una distanza notevole, quindi per ottenere un rischio rendimento favorevole dovrebbe fare un bel pump, mentre se si riesce a entrare più sotto cambia completamente i connotati della del trade stesso. Su Filecoin avevo letto un articolo, aspettate che se ve lo trovo ve lo condivido, di uno scam che gira. C'è uno scam che vi dicono che mina Filecoin, una roba del genere. L'avevo letto su una pagina che seguo. Aspettate che ve la ritrovo, eh. Ve la ritrovo subito. Abbiate un attimino di pazienza. Crypto Avvocato si chiama, mi pare. Che avevano fatto proprio questo articolo sul... Eccolo qua, l'ho trovato, aspettate, ve lo giro, perché non vorrei che, visto che molti di voi mi stanno parlando di Filecoin, non vorrei che per il diffondersi di questa di questa fuffata qua, vedete, caso Filex, la truffa all'ombra di Filecoin, che di fatto sembra una sorta di cloud mining che vi dice di minare Filecoin, robe del genere. Io vi condivido questo articolo perché l'ho letto e di fatto sembra che sia una cosa che ha tutte le caratteristiche del più classico dei Ponzi, quindi state sempre attenti a questi scam che sono all'ordine del giorno. Amici, bene, ho parlato un sacco anche oggi, vi ho asciugato completamente, vi ho fatti scappare e quindi io vi saluto perché ho visto che siamo 1:05. Mi raccomando, se avete altre domande, altri dubbi o quant'altro, noi ci rivediamo lunedì in live come sempre, carichi come non mai. Siate sempre sul pezzo, sempre presenti, altrimenti se mi volete scrivere, chiedere cose, siete sempre liberi di farlo, però vi prego non aspettatevi una risposta immediata perché sono davvero subissato dalle richieste. Ringrazio anche tutti coloro che si stanno abbonando al canale, vi ricordo che su Twitch se avete Amazon Prime gratuitamente tramite Prime Gaming vi potete abbonare al mio canale facendo una piccola donazione per voi a costo zero da rinnovare, vi ricordo, ogni mese. Grazie di cuore a chi lo fa. Vi auguro un gran buon weekend, mi raccomando occhi puntati su Bitcoin che è lì per andare a rompere l'ultima resistenza e su quelle altcoin che abbiamo avvistato oggi. Ecco, buona serata a tutti e alla prossima, ciao!